A Salerno, per la presentazione di un progetto assistenziale di prevenzione odontoiatrica, il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca torna ad incrociare le lame con il governo sul tema della sanità, ricordando e rivendicando i grandi passi avanti fatti dalla Campania sia in termini di livelli essenziali di assistenza, vale a dire i LEA che secondo lo studio degli uffici napoletani sono ormai ben oltre la soglia minima, sia per quanto riguarda i conti. Ripianato il deficit e con il bilancio inattivo, Palazzo Santa Lucia chiede la fine del commissariamento, altrimenti, e la minaccia del governatore, il governo sarà denunciato per abuso d'ufficio. È un dato oggettivo ed è un obbligo che ha il governo. Non si capisce per quale motivo rimanga in piedi il commissariamento. Noi avremo a luglio, a fine luglio, l'ennesimo incontro con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e ribadiremo in quella sede che non c'è più nessuna ragione per tenere in piedi il commissariamento. Né dal punto di vista finanziario, abbiamo ormai 6 anni di bilanci sanitari in attivo, né dal punto di vista dei livelli essenziali di assistenza, perché abbiamo superato gli obiettivi previsti e dunque o usciamo dal commissariamento oppure la Regione Campania querela per abuso d'ufficio Presidente del Consiglio, Ministro dell'Economia e Ministro della Salute. Non abbiamo nessuna questua da fare, è un dovere del Governo rispettare gli obblighi istituzionali.